La struttura dipartimentale di tossicologia è uno dei punti di riferimento della nostra ASL. Quali sono i vostri compiti? Allora, noi siamo stati individuati nel 2007 con una delibera del 2007 regionale come centro di riferimento per le indagini tossicologiche di secondo livello. Quindi da noi arrivano praticamente tutte le indagini che sono relative all'incidentalità stradale, quindi persone che vengono portate al pronto soccorso dalle forze di polizia e le indagini relative alle commissioni patenti. Carceri, procura, prefettura, eccetera, eccetera. Quindi noi diciamo abbiamo la peculiarità di emettere dei referti che hanno sempre una valenza medico-legale e portano sempre dei provvedimenti, purtroppo che poi sono spesso provvedimenti pesanti per l'utenza. Il vostro compito è quello di individuare gli abusi di alcol e gli abusi di sostanze tossicologiche, diciamo così, e quali sono, diciamo così, i risultati che ci sono? Cioè, il fenomeno è preoccupante? Il fenomeno, diciamo che è preoccupante, perché è un fenomeno, purtroppo in crescita, per cui anche se il legislatore ha fatto, tanto per trasmettere alcuni messaggi come quello della tolleranza zero sull'alcol, tanto c'è da fare ancora. E quindi è diciamo, importante soprattutto per le giovani generazioni comprendere quanto male si possono fare semplicemente per una serata di divertimento. Di questo e molto altro, questa sera dopo il telegiornale su Finestra sull'Asla. Seguiteci.